Ehi hey ragazzi, come va? Spero bene. In realtà questa non è stata neanche una settimana troppo impegnativa, però comunque mi rendo conto che in generale per tutti questo ritorno alla vita, alla quotidianità, vada comunque affrontata per passi, gradualmente. Siamo stati comunque 2 mesi fermi per chi non ha dovuto lavorare o studiare fondamentalmente, quindi mi rendo comunque conto che di settimana in settimana siamo ritornati a vivere, quindi è ritornata un po' la routine. Di conseguenza, visto che oggi è sabato, anche se in realtà è venerdì, lo sto registrando oggi, poi ve lo faccio uscire domani, ho deciso di fare questo video proprio a braccetto, cioè nel senso senza prepararmi proprio un discorso neanche. Io di solito non preparo quasi niente, però cerco di prepararmi anche un discorso a volte per punti per capire da dove iniziare. Qui invece è come se fossimo al bar e un sabato pomeriggio. Io volevo vestirmi anche più informale, però mi serviva la camicia per un altro video, quindi l'ho lasciata. Vabbè, comunque a voi non interessa. E fatto sta che, appunto, voglio immaginarmi questa come una sorta di chiacchierata soft, tranquilla, su qualche considerazione, ovviamente personale, ma che aspetto di sapere poi anche la vostra nei commenti, su questa situazione, sul coronavirus, che comunque ha colpito il mondo intero, ci ha costretti a cambiare abitudini, ci ha comunque travolto all'improvviso e ci ha lasciato delle conseguenze che in realtà non è detto che non si possano ripetere in forme più lievi, in forme più gravi. Non sono un medico, non sono un epidemiologo, non sono un esperto, quindi non ve lo saprei dire, però vorrei fare qualche considerazione così, tranquilla, un po' personale. Io ho fatto anche in collaborazione con JKB un video ai tempi, a marzo, quindi non è aggiornato a livello di dati, però lì facemmo più un video che ovviamente vi lascio in descrizione qualora vogliate recuperarvelo, dove analizzammo più i dati, cercai di spiegare, visto che beh, bene o male studio queste cose all'università, come analizzare quei dati in un contesto sociale, globale, geopolitico, economico. Parlammo anche un po' della responsabilità in quei tempi di lockdown di restare a casa, l'importanza di avere una responsabilità sociale, eccetera, eccetera. Era un video un po' più tecnico, era un video un po' più pesante. Però ovviamente non brutto, però diciamo era per il periodo in cui era stato fatto, per un periodo di lockdown, di pesantezza, ancora l'inverno, non sapevamo ancora quali sarebbero stati gli scenari futuri, come sarebbe cambiato il mondo, era tutto un po' incerto, ci eravamo ritrovati all'improvviso in casa, rinchiusi, anche di questo adesso ne parliamo, però insomma era un po' il video di quell'epoca. Il video di oggi invece vuole essere un video quasi estivo, con la camicetta, tranquillo, però cercando di fare un po' leva su un concetto che secondo me deve essere importante. E quindi iniziamo. Allora, ovviamente vi ricordo di iscrivervi e condividere se il video vi sarà piaciuto, di farmi sapere la vostra e di lasciare un like. Allora, ragazzi, e poi potete contattarmi anche su Instagram se volete affrontare privatamente la questione, non ci sono problemi. Allora, cosa dobbiamo dire? Qual è il concetto che per me è importante e che secondo me bisognerebbe in qualche modo tenere a mente quando ci sono queste situazioni di emergenza nazionale o sovranazionale, di calamità naturali, disastri, eccetera, eccetera, ma in realtà anche in una situazione ordinaria, pubblica? Secondo me è un concetto che purtroppo, e in realtà questa è una frase un po' da vecchio che non mi piace molto dire, il fatto che ultimamente sembra un po' perso questo concetto, anche se in realtà non avendo vissuto 100 anni fa io non sapevo se 100 anni fa esisteva questo concetto davvero o era solo comunque il pensiero di pochi rispetto ai molti. È perché il concetto che io mi riferisco è quello di res publica, la cosa pubblica, che poi da cui nasce poi il concetto di politica, di filosofia, che ha ispirato comunque i greci antichi, eccetera, eccetera. Ma anche lì, per quanto noi sappiamo che se ne parlasse, non abbiamo la certezza, non abbiamo vissuto lì per capire se era un concetto che, per quanto fosse in voga dai filosofi, era comunque condiviso da tutti, o semplicemente lo diceva uno dei tanti e andava bene così, come io adesso lo sto dicendo nel 2020 e come lo dirà qualcuno nel 2100. Però non so se la situazione sarà cambiata nel frattempo, però è un concetto che secondo me dovrebbe, se non ritornare, quantomeno affermarsi, cioè quello di res publica, della cosa pubblica. È un concetto che fonda le sue basi dal punto di vista del concetto di un altro concetto molto importante, cioè la solidarietà sociale. In economia potremmo tradurlo in una sorta di welfare state, di welfare sociale, del capitale sociale, dove il concetto di capitale, penso che voi lo sappiate, si riferisce di solito in ambito economico a un qualcosa
che è appunto produttivo, produzione, lavoro, soldi, merci, eccetera. Nell'ambito sociale è tutto quell'insieme, è tutto quel capitale importante che però non è economico. Le relazioni sociali su YouTube, le nostre relazioni tra YouTuber e una community che lo segue è un capitale sociale, perché è un insieme di relazioni sociali. Il capitale sociale è tutto quello che riguarda appunto questo insieme di produttività. Noi stiamo producendo qualcosa, io adesso facendo un video e voi ascoltandomi, un qualcosa, un ragionamento, un dialogo, una discussione, quello è capitale sociale. E non è solo qui, ovviamente il concetto non si esaurisce qui. Io non mi sono andato a leggere diciamo, il discorso sulla Treccani, quindi sto un po' improvvisando su quelle che sono le mie competenze e conoscenze, ma comunque il concetto di res publica si unisce anche al concetto di solidarietà. Fiducia. Cos'è la solidarietà? Significa coadiuvare le proprie energie, non per un'ottica personale, non per raggiungere un proprio obiettivo personale e basta, ma per farlo o insieme agli altri o aiutando gli altri. Ok, ora, quindi la res publica è un concetto che quanto mai deve essere importante. Lo dovrebbe essere stato in tutti questi millenni, che avrebbe sicuramente fosse portato prosperità, sviluppo, progresso anche dal tardo Medioevo in poi, forse in maniera più veloce. Avremmo forse evitato due guerre mondiali se il concetto di solidarietà, di collaborazione, di cooperazione a livello nazionale ma anche internazionale, perché la res publica, che letteralmente significa cosa pubblica, non è semplicemente la piazzetta dove noi andiamo che c'è il bar e quindi per noi quella è la cosa pubblica perché la condividiamo con altri. La cosa pubblica può essere un continente, può essere l'argomento natura, quindi ogni luogo naturale del mondo è una cosa pubblica. E avremmo evitato tante guerre, tante situazioni brutte, l'olocausto non ci sarebbe stato probabilmente, avremmo avuto comunque sicuramente un miglioramento. Ora, però, per non vivere di rimpianti, cerchiamo di andare avanti. Ecco, questa è anche una rima filosofica, poetica. E quindi, il coronavirus. Il coronavirus ci ha, in qualche modo, messo davanti una serie di problematiche che in realtà non sono state causate dal coronavirus, c'erano già, solo che noi non ci pensavamo. Non voglio neanche usare la frase che usano molti: il coronavirus ha messo a nudo le problematiche sociali. Perché noi già le sapevamo e non le volevamo accettare, ma probabilmente non le vogliamo accettare neanche adesso, perché questo lockdown di 2 mesi, molti speravano che migliorasse il genere umano dal punto di vista appunto della solidarietà, della bontà, di capire le cose veramente importanti della vita, cosa che purtroppo, ahimè, in soli 2 mesi non credo che, soprattutto con queste condizioni e in questo contesto storico, sociale, politico, anche a livello di media, di bufale informatiche, a livello di informazioni, eccetera. E ce la vedo molto poco questa speranza, però è giusto comunque parlarne. Il lockdown, il coronavirus, o comunque l'emergenza, scusate, l'emergenza in generale, che può essere qualsiasi tipo di emergenza, che in questo caso ha colpito il mondo e quindi noi ce ne preoccupiamo, ma che quotidianamente colpisce una parte di mondo, una parte di popolazione, una parte di ceto sociale, che però non tocca a noi, quindi a noi non frega niente. Possiamo parlare dell'immigrazione, è un'emergenza seria come il coronavirus, possiamo parlare dell'evasione, possiamo parlare dei femminicidi, degli omicidi, possiamo parlare della discriminazione di genere femminile ma anche maschile, che nessuno ne parla mai. Potremmo parlare, per esempio, dell'inquinamento, potremmo parlare di quello che è l'estinzione di specie di animali ogni anno causate dall'uomo, che per millenni sono esistite e in 70 anni sono state spazzate via. Degli animali in via di estinzione, potremmo parlare dei nuovi virus che potrebbero essere in qualche modo creati in laboratorio o potremmo semplicemente per un insieme di formulazioni chimiche ritrovarci ad affrontare e il coronavirus a confronto magari sarà una barzelletta. Possiamo parlare di tantissime cose, possiamo parlare della mala sanità, della mala politica, della corruzione, della criminalità organizzata, tutte queste allo stessa stregua del coronavirus. Sono delle emergenze, possiamo parlare dei terremoti, possiamo parlare della mancanza di infrastrutture adeguate a, in qualche modo a sopportare un magnitudo, possiamo parlare per esempio delle ondate politiche neofasciste che ci sono, è inutile negarle, possiamo parlare di tantissimo, il comunismo che molti esaltano ma che è alla stregua di quello che è il fascismo e il nazismo, possiamo parlare di tante cose, però il problema è un altro, il problema è la mentalità.
Noi, in un mondo globale, in un mondo dove internet ci collega, vi ripeto, noi stiamo facendo capitale sociale grazie a internet. Se internet non fosse nato, non ci sarebbe stato YouTube. Io a quest'ora probabilmente stavo facendo altro. Voi, per vostra fortuna, non mi conoscevate. E andava bene anche così. Però, in un mondo dove sempre più siamo connessi, dove Elon Musk qualche giorno fa ci sta iniziando a proiettare non solo verso la Luna come i cinesi, ma addirittura verso Marte, cioè siamo già su altri livelli. Noi rimaniamo ad essere poveri, rimaniamo ad essere poveri dal punto di vista relazionale, perché molte volte le relazioni che noi creiamo con gli altri non sono in qualche modo guidate da fiducia, trasparenza, appunto volontà di cooperare, ma da invidia, falsità, volontà di in qualche modo legarsi a qualcuno per non rimanere da soli. Siamo poveri dal punto di vista individualistico, noi siamo molto egoisti, pensiamo a noi stessi. Il gettare la mascherina per terra a noi non frega niente, l'importante è che noi non ce la portiamo appresso in mano per 2 minuti, piuttosto che arrivare a casa e buttarla, perché sì, perché l'importante è che noi ci siamo tolti lo scomodo, che poi quella mascherina vada in qualche modo a sporcare dal punto di vista ambientale, possa andare a inquinare, possa andare a corrompere i costumi sociali che sono importanti, ragazzi, perché una mascherina oggi creerà un cumulo di mascherine domani, creerà una sorta di un pezzo di strada sporco, creerà magari la concessione sociale che quel quartiere dove è successo questo è degradante. Quindi io non vado a investire lì, io non vado il sabato sera in quella pizzeria là vicino perché è degradante, vado da un'altra parte. Quindi non è semplicemente il dire oh vabbè, facciamo i buonisti e il secchio dell'immondizia è lì, buttiamo la mascherina lì perché sennò poi mi aggrediscono. No, però è una questione di mentalità. Questa mentalità si rifà sempre alla res pubblica, alla cosa pubblica, che in questo periodo non c'è stato. Quando il governo ha deciso di iniziare progressivamente a permetterci di uscire, anche perché, piccola premessa, io non faccio l'avvocato di questo governo, anche perché avrei più soldi, ma tutti coloro, e sono soprattutto i giovani, e questa è una cosa che a me dispiace perché io sono giovane, non voglio fare discorsi da vecchi, ma veramente li avrei incarcerati, i personaggi così, che durante il lockdown, prima del lockdown e dopo il lockdown, dopo che abbiamo visto quelli che sono stati gli effetti che il coronavirus ha portato nel mondo, e non si possono negare, morti su morti, e che ancora adesso stanno portando, perché noi in Italia siamo messi benino, pensiamo che è tutto finito. Ragazzi, non è così. L'America, il Sud America sta strarovinato, New York sta strarovinata, a Wuhan stanno iniziando i nuovi focolai, ragazzi, quindi attenzione e andare a vanificare, essendo poveri di quel concetto di res pubblica, di bene comune, gli sforzi che altri hanno fatto per salvare anche noi, e noi non lo sappiamo mai perché noi siamo stati sul divano, sul letto a guardare Netflix e medici, operatori di tutti i settori sanitari, alimentari, forze dell'ordine, chiunque, chiunque si è alzato la mattina per permettere, senza che anche noi lo sapessimo, di continuare a vivere e non morire. Andare a vanificare tutto questo per un concetto egoistico di davanti alle telecamere dire vabbè, io sono giovane che me ne frega, non posso mica stare a casa perché me l'ha detto il governo, oppure vabbè, io sono giovane, a me il coronavirus non colpisce, oppure vabbè, finché non mi colpisce, che dobbiamo fare con queste mascherine? Non funziona così, ragazzi, non funziona così. E non va bene fare assembramenti, non va bene vanificare gli sforzi di mesi che ci porterà, che già con questi sforzi noi non ce ne rendiamo conto adesso, avremo delle conseguenze in lungo termine disastrose, ma un probabile ritorno che a priori potrebbe esserci perché il virus non è che dice ah, vabbè, vi siete comportati bene, allora me ne vado. Il virus fa il corso del virus, siamo noi che dobbiamo essere intelligenti e utilizzare la buona volontà, la solidarietà, il concetto di bene pubblico per unire gli sforzi e sconfiggere il virus, perché il virus non si sconfigge con l'onda energetica, purtroppo. Vanificare tutto questo non va bene, ragazzi, non va bene. Non bisogna vanificare tutto questo. E perché noi non lo facciamo? Lo facciamo perché manca quel concetto di res pubblica. Manca come il concetto delle tasse. Chi evade lo fa perché dice a me che me ne frega egoisticamente, dice ho più soldi. Va benissimo così, tranne i casi eccezionali di coloro che davvero vorrebbero pagare, ma non hanno i soldi sufficienti per pagare. Però questi sono casi molto eccezionali, ma il concetto egoistico è questo. Ma ragazzi, senza quelle tasse pagate, noi, quest'oggi in Italia, non avremmo avuto un sistema sanitario nazionale gratuito. Saremmo morti.
Chiunque avesse contratto il coronavirus non sarebbe andato in ospedale dopo 5 minuti ti mettevano in una sala. Ti chiedevano: scusami, tu hai pagato le tasse, il sistema sanitario nazionale è privato, ce l'hai i soldi, ce l'hai l'assicurazione? Tu che magari sei un evasore fiscale, non l'hai mai pagata. Ciao, ti salutano, dicono: ci vediamo, alla prossima, se sei ancora vivo. E questa è la dura realtà dei fatti che in alcuni paesi ci sono, l'America è così per esempio. E quindi questo ci dovrebbe far capire il coronavirus, ma non solo il coronavirus. Terremoti, immigrazione, omicidi, tutto, bullismo, cyberbullismo, le tematiche sono tantissime e non ce ne andremo più. Soffermiamoci al coronavirus. Il coronavirus ci dovrebbe far capire, prima ancora del concetto di solidarietà, che significa uscire dal balcone e salutare il vicino che non ha mai visto, quelle sono, non dico pagliacciate per chi ci crede, però non è che risolvi il problema così, così come non risolvi il problema dei gessetti colorati per le problematiche di immigrazione, però. Però questo coronavirus, e concludo il video, se no diventa troppo lungo, vi ripeto, era solo una chiacchierata, poi considerazioni future magari ne possiamo fare più là, o privatamente, o in una live, poi vediamo, ma questo coronavirus dovrebbe averci fatto capire, e purtroppo, ahimè, non è così, e spero che in futuro però lo capiremo, spero che in futuro inizi seriamente a entrare nella mentalità e nella cultura umana, che siamo tutti un unico popolo, dobbiamo tutti ragionare bene, con intelligenza, non con, di pancia e ragionare coadiuvando gli sforzi cooperando, dovrebbe farci capire una cosa importantissima. Insieme, ma non è la tipica frase in feste, insieme ce la faremo. Insieme andiamo avanti e andiamo avanti bene. Lo facciamo per un contesto più pulito dal punto di vista dell'ambiente, per un concetto più pulito dal punto di vista dell'animo umano, perché fare del bene ci migliora anche come persone, come individui, in un contesto dove problematiche future che ci saranno, ragazzi. Il coronavirus non è la peggiore malattia che ci possa capitare, non è la peggiore catastrofe naturale che ci possa capitare, e ci arriveranno. Io non voglio portare sfortuna, ma la storia umana ce lo insegna. Ora, uniti, con intelligenza, con cooperazione, con avendo una visione chiara di res publica, di mentalità giusta, eccetera, eccetera. Allora, continueremo a vincere le sfide che il mondo anche dal punto di vista industriale, dal punto di vista informatico, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, dal punto di vista della scoperta di nuovi mondi e da tantissimi punti di vista, dal punto di vista dello scioglimento della calotta polare, che se è finita quella, finiamo anche noi, e questo nessuno se ne frega proprio. Ok. Allora, affronteremo queste sfide e le vinceremo. Più andiamo avanti così. Questa volta ci è andata paradossalmente bene, ragazzi, ve lo dico, paradossalmente bene a noi. In altri paesi del mondo non così. La prossima volta che si fa? Quindi, finisco il video dicendo che questo coronavirus deve essere una base di partenza, ma non solo, non bisogna fare discorsi moralisti o bonisti, di dire: ah no, il problema è il coronavirus, finito quello, ritorniamo alla nostra vita. Il coronavirus è immerso in una stratificazione di problemi abnormi, e solo con una stratificazione coesa e compatta di soluzioni sociali, politiche, burocratiche, amministrative, economiche, di sviluppo, di cooperazione, di ricerca, di cultura, di scuola, di istruzione e quante ne volete più, ce la possiamo fare. Senza questo, non lo so, non lo so. Quindi, ragazzi, res publica. Trovate su internet, sicuramente studiatevi, per esempio, se siete interessati, Socrate, Aristotele, Platone, chi volete, i filosofi greci, incominciate a capire questo concetto di res publica perché è importante. Pagare le tasse ci porta a servizi, ci porta al treno puntuale, ci porta al pullman che funziona. Aiutare qualcuno ci porta a cooperare, ad avere una relazione sociale e umana che ci può anche essere utile in futuro, perché quella persona, se siamo noi in difficoltà, ci aiuterà. Dobbiamo essere solidari. La cosa pubblica. Noi siamo tutti singoli di un sistema più grande, che è pubblico, è un bene di tutti e abbiamo il diritto di esserci, ma il dovere di salvaguardarlo. Ok? Beh, avevo detto che era una chiacchierata informale, invece ho buttato in mezzo tutte questioni che non c'entravano. Vabbè, comunque, fatto sta, il caffè, se fossimo stati al bar, si sarebbe già raffreddato. Però spero che il discorso vi sia piaciuto. Noi ci vediamo a un prossimo video. Fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate, lasciate un bel like. E niente, iscrivetevi e condividete, ok? Veramente, sono curioso di sapere la vostra. Se volete scrivermi anche su Instagram, pishinigami, mi scrivete in privato e ne parliamo. Ciao ragazzi, fate i bravi, studiate e siate umani. La res publica. Ciao ciao.